di ritorno da Milano con un cuore grande così. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Appena, insomma, è passata più di una settimana, comunque appena tornata da Milano e subito da voi per raccontarvi quello che è stato un incontro stupendo. Ho aspettato un pochettino perché lo sbalzo di temperature dall'inverno milanese, no, dall'autunno milanese all'estate catanese ha cagionato danni veramente enormi all'interno della mia famiglia. Prima Potino si è ammalato e poi l'ha passato a me, quindi ho dovuto aspettare un attimo per ricompormi prima di fare questo video. Allora ragazzi, l'incontro, come sempre tutti gli incontri di Arte per te, è stato meraviglioso, una sensazione unica, rivedervi per alcuni, conoscere tutti gli altri, abbracciarvi, guardarvi negli occhi, essere lì con voi, vedere che vi eravate spostati da ogni parte d'Italia per venirmi a conoscere, ma anche solo vedere che i milanesi stessi erano venuti a conoscere Ombretta, a me ha dato un'emozione pazzesca. Ancora oggi mi chiedo, ma perché vengono? Io mi porto sempre, lo dico sempre, gli incontri, un po' era me per scaravanzia, l'ho fatto la prima volta e lo faccio sempre, mi porto un mazzo di carte, dovessimo rimanere io, mio marito e pochi altri, ci mettiamo lì a farci una partitina, però in realtà sono felice, quando vi vedo arrivare il mio cuore si riempie di gioia e di emozione. Questa volta l'incontro è stato per me veramente emozionante. Verso l'una di quella giornata l'ansia ha cominciato a salirmi, l'ho scritto anche su Facebook, cosa che non mi era accaduta l'anno prima a Roma, perché ero inconsapevole di quello a cui andavo incontro. Invece questa volta l'ansia mi ha cominciato a consumare, a logorare verso l'una. Sono arrivata alle 4:30, che ero già in uno stato di agitazione abbastanza evidente, diciamo così. E poi siete cominciati ad arrivare voi, uno per uno. Vi ricordo tutti. Ricordo ognuno di voi l'emozione che mi ha regalato. È stato bellissimo potervi abbracciare, è stato emozionante vedervi lì con me ed è stato commovente sapere che alcuni di voi venivano da lontano, che avevano fatto chilometri per essere lì con me, per darmi manforte, supporto, per testimoniarmi l'affetto che comunque io sento, anche di coloro che non sono potuti essere con noi, so che mi volete bene, grazie a Dio questo non mi manca. Arte per te mi fa sentire in maniera quasi tangibile l'affetto di ognuno di voi. Questa volta l'incontro però per me ha avuto un risvolto, non dico negativo, ma perché non è questo il senso, non negativo nel senso proprio del termine, ma consapevolezza, ecco questo è il termine, la consapevolezza. Mi sono accorta che quello che per me è un divertimento, perché Arte per te per me è un enorme divertimento, io non potrei farlo se non mi divertissi, quello che per me è cominciato come un gioco, ma che comunque ora lo sento anche come un impegno, perché so che ci siete voi e siete in tantissimi, quello che io faccio così a cuor leggero, voi molto spesso mi dite come fai ad essere sempre col sorriso, come fai ad essere sempre allegra, trasmetto ottimismo, sì trasmetto ottimismo perché io in questo momento mi sto divertendo a chiacchierare con voi, quindi naturalmente non riservo i miei momenti tristi quando accendo la videocamera, mi voglio affacciare nelle vostre case col sorriso. È vero che tutto questo vi dà una carica immensa e ne sono felice, però mi sono anche resa conto che per molti di voi, per molte persone che bussano, che la mattina aprono la finestra di casa loro su Arte per te, questo è anche un rifugio nei momenti in cui si è particolarmente tristi, si aspetta di Arte per te con enorme desiderio e diventa quasi una seconda casa virtuale. In questo periodo in cui la vita non è facile per tanti di noi, in un periodo in cui il mondo si sta trasformando in qualcosa di veramente cattivo, voi avete trovato una sorta di rifugio in Arte per te.
E questo, e di questo mi sono accorta all'incontro. Molte persone che mi hanno detto, mi hanno testimoniato appunto quanto importante sia il canale per loro, molte persone che mi ringraziavano. Voi non dovete ringraziarmi, sono io che devo ringraziare voi. Voi non sapete quello che mi avete donato in termini di felicità assoluta, proprio il sapere che ci sono persone che ti vogliono bene perché sei così come sei, è una cosa bellissima. Il sapere che accendo una videocamera non sono solo a parlare, ma che dall'altra parte ci siete voi, che anche se non sarete tutti 13.000 di Arte per Te, ma sono sempre quei 2, 3, 5.000 fissi che guardano i video, e sono felice che ci siate. E vi ringrazio di questo perché è un affetto che si sente, che si tocca, che si percepisce. Il sapere che io non sono più sola, in qualunque parte d'Italia io vada, è una cosa meravigliosa. Quindi voi non dovete ringraziarmi, sono io che ringrazio voi infinitamente. Però il sapere tutto questo mi ha caricato di un senso di responsabilità maggiore. Ecco, c'è voluto l'incontro, ma mi ha lasciato un po' il carico di Arte per Te più pesante sulle spalle. Io da oggi farò i video, non che fino adesso non li abbia fatti in modo serio, io mi sono sempre rapportata con voi, penso si capisca, in maniera molto seria, ma da oggi sarò seria e consapevole, perché so che dall'altra parte ci sono persone che danno un senso ad Arte per Te molto più grande di quello che in realtà Arte per Te è, cioè un contenitore di arte dove chi vuole accende e ne fruisce e chi vuole invece spegne e non mi guarda più. Io vi ringrazio per questa importanza che date al canale e spero sinceramente, anche andando contro i miei tra virgolette interessi, ma no, contro me stessa, diciamo così, perché qua interessi non ce ne sono, spero che invece molto presto possiate dire: non ho tempo di guardare Arte per Te perché ho 3.000 cose da fare, non ho tempo di guardare Arte per Te perché ho il lavoro e quindi posso andare al lavoro, non ho tempo di guardare Arte per Te perché mi sono rimessa in salute e adesso mi godo la vita fuori casa. Ma per tutti coloro che invece vedono in Arte per Te quel rifugio, quella nicchia, quell'alcova in cui accucciarsi, quei 5 minuti per ritrovare un poco di serenità, bene, state tranquilli, io ci sarò sempre con un grande sorriso. Arte per Te sarà sempre un luogo di ritrovo ricreativo e culturale a vari livelli, perché la cultura non è detto che debba essere sempre quella cosa tronfia e pomposa che ci annoia. La cultura può essere divertente, può essere facile ed è per tutti, per te, per me, per noi che siamo Arte per Te. Allora ragazzi, adesso vi lascio con qualche stralcio dell'incontro, sentirete Poti per tutto il tempo, un po' si ciuccia il palloncino, un po' chiama la mamma, ma che volete? Poti è una parte Enzo, mio figlio, è una parte la mia vita, non è una parte della mia vita, è la mia vita, quindi so che se accettate me, se volete bene a me, automaticamente accetterete e vorrete bene anche Enzino e quindi anche i suoi sottofondi musicali che dà il video, che comunque sono, a me sembrano tenerissimi. Se a voi disturbano mi dispiace, però è stato così l'incontro con lui seduto per terra a giocare, che faceva quel rumore, quindi sarà come essere con noi quel pomeriggio. Spero che vi sentiate più vicini a noi guardandolo. E voglio dire una cosa, in questi incontri, sia quello di Roma l'anno scorso che quello di quest'anno, sono stata sommersa da una valanga di regali, una valanga di regali che io non farò vedere perché quelli sono momenti personali tra me e la persona che me l'ha dati, come personali sono le lettere che mi sono state consegnate in quel momento. Però mi preme dire una cosa: il regalo, quando venite all'incontro, siete voi, non dovete portarmi nulla, una lettera è sempre ben accetta, ma oggetti, io so che c'è, allora, molti sono regali homemade, quindi fatti da voi, quindi c'è il piacere, e allora quelli sono ben, se mi fate un regalino voi, fatto con le vostre mani, quello per me è un tesoro prezioso, perché se io so che una persona si è messa a fare una cosa con le proprie mani, ha dedicato quei 10, 20, 30, 2 ore, 5 ore di tempo per me è un bene di lusso quello, capiamoci. Ma non spendete soldi per me, nella maniera più assoluta. Primo, non è il periodo. Secondo, li ho apprezzati e non è un rimprovero, però non vi sentite mai obbligati di farmi un regalo, assolutamente. Per me
il regalo siete voi. Mettetevi una coccardina in testa, come vi ho detto all'incontro, e arrivate agli incontri. Un abbraccio ed è il regalo più grande che mi possiate fare. Basta chiacchiera, io sono logorroica, anche all'incontro se ne sono accorti. Vi lascio al video e poi ci rivediamo dopo. Grazie a tutti di cuore per essere così come siete, ognuno di voi, siete bellissimi e vi faccio un applauso perché tanto c'è il canale in maniera incredibile, siete curiosi, non c'è, e io ho smesso il Facebook e il YouTube, non c'è canale, non c'è pagina, e lo dico senza tema, mi smettita, e produzione di cuore. Amici tra di voi, spero sempre, non vi fate mai prendere dalla vita, anche perché è altro, perché la vita ogni tanto ci porta a tante cose come la competizione. Grazie per volermi bene, perché lo sento che mi vuole bello e lo sento che mi vuole tutto, che mi vuole bene. Tanto. Come? Tanto. Tanto, grazie, anch'io le voglio. Quando ve lo scrivo, io, vedete, un modo di scrivere molto... Io, nel senso che metto molte bello, evviva, perché vorrei urlare, però essere un amico voi, non posso di scrivere, parteciparvi, la gioia che mi fa. La cosa che è bella proprio sul canale, no? È...
contatto con colleghi artisti, anche se non mi reputo un artista, io sono altro, non voglio fare l'artista, non è una cosa che è nelle mie cose, a me piace fruire del lavoro degli artisti. E allora il mondo dell'arte è un mondo spesso fatto di grandi competizioni, di svilimento vicendevole, quello non sa fare niente, ma che cos'è, cosa ha fatto, ha imbrattato una tela, è brutto, è anche il mondo di restauro. Sono certe molto lunghe, molto lunghe. Il fatto di aver creato un mondo d'arte dove tutti vanno d'accordo, dove uno posta un disegno e il commento che c'è dopo è bello, complimenti, come l'hai fatto, che tipo di supporto hai usato, è una cosa meravigliosa, e che è meraviglioso, dovete accorgere anche dal fatto, voi non, voi non me ne rendete conto, ma io in tutto l'ambiente non ho un iscritto, ma guarda che c'è però la mia ragazza è stupenda.
su anche la portata di e quest'anno mi hanno chiamata, ma penso per le segnalazioni che l'anno scorso avete mandato voi alla pre. Quindi sì. Allora niente da fare. E quindi penso che sia merito vostro se sono là e stiamo facendo questa gara. E la cosa che loro non immaginavano è che io il secondo giorno avessi 400 sì. E infatti la foto la fai più brutta, non so se penso. No. Sì, è vero, la foto più brutta. No, sono questa qui, sono le copertine così. Quando dice una cosa lui tipo stamattina pubblicato, ci siamo, lo mette tra parentesi perché è giusto così. Ma figura che so, io faccio i video e poi sotto ci metto tutte le parole per farvi trovare i video, i tagli, sì. Para.
Magone, perché ogni volta che vedo queste immagini mi sale su il magone e vorrei essere sempre con voi, vi saluto e vi rimando al prossimo video qui a casa nostra su Arte per Te. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, un abbraccio enorme, un grazie infinito e arrivederci alla prossima!